Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Nella nuova versione di Studio One 5.4 troviamo una feature veramente incredibile, ossia un sistema di ottimizzazione della CPU dedicata ai plugin, quello che viene chiamato Plugin NAP. Lo troviamo all'interno delle preferenze di Studio One, sotto Audio Setup Processing troveremo Enable Plugin NAP. Oppure possiamo abilitarlo direttamente dal Performance che vediamo qui sotto, che spesso utilizziamo per analizzare l'uso e la quantità di CPU che viene utilizzata dai plugin, non soltanto quelli di Studio One ma anche quelli di terze parti. Una volta abilitato il plugin app, riavviamo Studio One e troveremo ora una luna posta vicino ai nomi dei plugin che sta utilizzando. In questo momento ho caricato ben 33 tracce di Black di acustica audio per emulare 33 canali di un banco SSL, quindi tutti i preamplificatori vengono emulati per ogni singolo canale e come vediamo la CPU si muove intorno al 5-6%. Nel momento in cui la song partirà ci accorgeremo come soltanto i plugin che vengono attraversati dal segnale audio, quindi non le tracce che comunque sono in audio, ma soltanto nel momento in cui il segnale audio entrerà all'interno del plugin, verranno attivati ed inizieranno a consumare CPU. Nel momento in cui la traccia che sta interessando il plugin smette di suonare, il plugin viene messo a riposo. Appunto, il sistema di plugin NAP serve proprio ad ottimizzare al massimo l'uso dei plugin all'interno della DAW. Spesso queste opzioni innovative vengono proprio introdotte dai programmatori di Studio One e poi in futuro utilizzate anche sulle altre DAW. Andiamo a vedere proprio come funziona. In questo momento abbiamo 33 tracce audio che stanno suonando attraverso tre bus che ho distinto Synth, Bass and Drums, un paio di fat channel inseriti nel bus della batteria per creare una compressione parallela e soltanto un multiband e un limiter sul canale master bus. Vediamo come si comportano. Multiband e limiter oltre ai fat channel sono in funzione. Gli altri plugin, come vediamo, sono al momento a riposo e vengono accesi proprio mentre entrano le tracce all'interno. Arriviamo alla traccia di Spire adesso e vedremo come si accenderanno anche questi plugin. In questo momento la CPU è salita al 39%, stiamo utilizzando quasi tutte le tracce, tutti i plugin nelle tracce interessate. Come vediamo alcune tracce non stanno suonando, in questo caso appunto quelle di Spire, e vengono messe automaticamente a riposo. Quindi i plugin non influenzano la CPU, siamo scesi al 30%. Vedremo come adesso, nel momento in cui torneranno in funzione le altre tracce, anche la CPU tornerà a crescere. Spegnendo la song, tutti i plugin tornano in modalità riposo. Tutti i plugin vengono sganciati come processing dalla CPU e quindi torniamo a circa il 5% della CPU che stiamo utilizzando. Consideriamo che in questo momento sto anche utilizzando il software per la registrazione dello streaming e tengo comunque alcuni thread impegnati
per questo tipo di lavoro. Nei prossimi episodi vedremo le nuove feature di Studio One 5.4. Spero che questo video vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari e al corso professionale presso il mio studio nei corsi online. Sul sito proaudiolearning.com affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!